Bentrovati, siamo nuovamente live, ritorniamo anche in estate, fine giugno, ma è per una piacevolissima occasione quella di presentare un libro. Ormai Amistades sono parecchi mesi che ha deciso di aprire anche questo filone della presentazione dei libri perché la cultura internazionale, la consapevolezza, la cittadinanza attiva, tutti quei valori che noi cerchiamo di inculcare o comunque perlomeno di diffondere passano anche attraverso dei libri. Naturalmente non presentiamo tutti i libri, tendiamo a selezionarli. Quello di oggi è un libro molto interessante di cui poi il nostro moderatore Mario Camarata, reporter e anche fondatore di Interlex, che ci diceva l'avvocato Monti essere o forse il primo, ma comunque uno dei primi siti che si occupavano di privacy, riservatezza, queste tematiche, ci accompagnerà in questo percorso assieme ai nostri due speaker, l'autore del libro Andrea, uno dei due autori del libro Andrea Monti, avvocato cassazionista e docente presso l'Università di Teramo, e Giacomo Salvanelli, Chieti Pescara, scusa, hai ragione, Chieti Pescara, e Giacomo Salvanelli invece è CEO del Meetup Institute. Per chi non conosce Amistades, faccio una brevissima presentazione. Noi ci occupiamo di tre macro aree di attività, in particolare di formazione, di eventi e di ricerca. La ricerca la perseguiamo attraverso analisi volte alla divulgazione, che sono disponibili sul nostro sito, attraverso pubblicazioni accreditate presso il CNR, in cui andiamo ad approfondire invece con un taglio un po' più accademico determinate questioni trasversali a livello geografico o di tematica, e infine forniamo anche reportistica alle aziende, naturalmente a quelle che internazionalizzano, perché quello è il nostro campo, diciamo, di elezione, l'internazionale. A livello di formazione abbiamo attivo adesso proprio un corso online, ai noi, speriamo di tornare presto in presenza sulle materie prime, ma durante l'anno scolastico ci rivolgiamo moltissimo alle scuole, occupandoci appunto di conoscenza della Costituzione, cittadinanza attiva, diritti umani e tutto ciò che può essere utile alle scuole di secondo grado. Infine, gli eventi. Gli eventi noi ci alterniamo tra quelli più formali come conferenze istituzionali e quelli più informali. L'altro giorno raccontavo ai nostri speaker dietro le quinte dei nostri aperitivi geopolitici, che spero si tornerà a celebrare presto a settembre magari, in cui andavamo a portare un po' di cultura internazionale nei pub, nelle pizzerie, eccetera, sperando di coinvolgere il più possibile i nostri utenti. Evento informale anche quello di oggi. Oggi si parla di Covid, politiche pubbliche nell'era digitale. Quindi una presentazione online calza proprio a pennello, mettiamola così, è adattissima a creare il contesto adatto. Io lascio la parola ai nostri speaker, nostro moderatore che ci accompagnerà, e vado nel backstage. Grazie mille per essere qui. Grazie per avermi chiamato moderatore, perché in genere dicono che sono uno che mette zizzania, ma insomma adesso proverò a fare il moderatore. Buonasera innanzitutto a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono. Dobbiamo partire dalla pandemia, ahimè. La pandemia, dal mio punto di vista, è stato un generatore di altre pandemie. Per esempio, quelle che hanno colpito sono delle malattie che hanno colpito molti medici, molti scienziati, che hanno dilagato, vorrei dire, in progressione geometrica sugli schermi televisivi e sui social. La pandemia dei social che ci ha riempito di dannose e di pericolose stupidaggini, fra l'altro. E anche una pandemia di libri, perché soprattutto i personaggi già vittima della televisionite si sono affrettati a scrivere dei libri che sono quelli che troviamo normalmente, i libri, gli instant book che troviamo vicino alle casse delle librerie, che durano qualche settimana e poi non servono più, vengono dimenticati. Invece, il libro di Andrea Monti e Vox è di quei libri destinati a rimanere.
non è un libro legato, è un libro legato alla strettissima attualità, quindi aggiornato con molta attenzione, con molta cura nella documentazione, nella ricerca delle fonti, e che si occupa di problemi che riguardano la pandemia, ma vanno decisamente al di là dei problemi suscitati da questa pandemia. Il libro di Monty Walks è fatto di incroci sostanzialmente, e l'incrocio tra scienza e politica e come la scienza influenza o non influenza a volte la politica. E incrocia le strade dell'informazione, l'informazione chiamiamola istituzionale, l'informazione tradizionale, i giornali, la TV, e l'informazione o la disinformazione da parte dei social e le conseguenze che questo produce. Ma la parte più interessante è quella, più importante per quello che ci riguarda, è quella della sorveglianza globale. La pandemia richiede che i cittadini siano che sia controllato lo stato di salute dei singoli cittadini, e più cittadini riusciamo a diagnosticare come positivi o negativi al virus nel momento, maggiore è la possibilità di tenere la pandemia sotto controllo. Però tutto questo comporta, sotto vari aspetti, una limitazione delle libertà individuali. Ed è un problema molto serio, un problema che, e questo Andrea Monti lo ricorderà senz'altro, abbiamo incominciato a sollevare dopo l'11 settembre del 2001, quando ci siamo posti il problema, che in qualche caso è un falso problema, del rapporto, del bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto alla sicurezza, più che sicurezza in sé, il diritto alla sicurezza contro il diritto alla riservatezza. Però di questo è meglio se ci parla direttamente l'autore piuttosto che mi diffonda io. Quello che invece io noto per quella che è la mia pratica professionale, invece, riguarda una parte del discorso dei diritti, delle libertà individuali, che è quella che noi chiamiamo normalmente della privacy, e cioè la necessità di controllare le persone nei loro spostamenti, nelle loro frequentazioni, nei gruppi in cui possono trovarsi, al fine di individuare dei contatti a rischio e quindi poter intervenire tempestivamente prima che il primo contagiato contagi altre persone. È una cosa molto seria e molto importante. A questo proposito, in Italia e in altri paesi sono state lanciate delle app. Noi abbiamo avuto Immuni, lasciamo andare, che doveva, se avesse funzionato, doveva fare in modo che chi aveva avuto un contatto non si sa con chi, cioè non si sa chi aveva avuto un contatto non si sa con chi, fosse informato di che aveva avuto un contatto a rischio non si sa con chi. Questa è la sostanza. Perché alla base del tracciamento c'era la privacy. Quindi tracciamento anonimo, divieto di usare la geolocalizzazione e soprattutto poi tutte le operazioni di inseguimento dei possibili contagiati fatte manualmente, tanto che si è detto se abbiamo più di 50 contatti, 50 positivi su 100.000 abitanti, non riusciamo a fare più tracciamento. Se tutto questo fosse stato con un sistema di big data, dei quali si parla tanto, nei quali si ripone una fiducia illimitata per il futuro, ovviamente inseriti in un contesto di cosiddetta intelligenza artificiale, e Google, Facebook, eccetera, ci insegnano che si possono tracciare miliardi di contatti al giorno, non 50 persone su 100.000. Se i contatti a rischio fossero stati geolocalizzati, un PC qualsiasi avrebbe potuto localizzare i focolai,
perché bastava che uscissero più volte indicazioni sullo stesso luogo ed ecco che abbiamo beccato il focolaio. Invece tutto questo non è avvenuto e c'è stato un fallimento che è andato oltre i limiti tecnici dell'app stessa. A questo punto mi taccio, perché ho parlato anche troppo, e passo la parola al dottor Salvanelli. Mi sentite? Sì, ti Perfetto. sentiamo. No, io innanzitutto, ecco, vorrei ringraziare, ecco, a Mistades, il dottor Monti, anche lei, dottor Cammarata, per, il piacevole invito e la possibilità di partecipare al webinar di oggi, che ritengo sia estremamente interessante e soprattutto attuale anche in relazione ad un libro che credo veramente apra delle parentesi molto molto interessanti su tematiche che ancora oggi sono molto poco esplorate sotto molteplici punti di vista che invece meriterebbero ulteriori approfondimenti. Ecco, diciamo che innanzitutto mi farebbe molto piacere se in qualche modo, visto che comunque il dottor Monti è insomma, il principale autore del libro, ci fosse la possibilità chiaramente diciamo di approfondire alcune tematiche, specialmente per quanto riguarda uno dei capitoli che ho trovato molto molto interessanti, anche perché un pochino più in linea con quello che è il mio percorso professionale, background formativo. Io comunque vengo dal mondo proprio della data analysis applicata alla sicurezza, alle scienze sociali, quindi diciamo che il capitolo ad esempio 4 per me è stato illuminante per tanti versi. Poi chiaramente passerò la parola al dottor Monti che potrà prima insomma introdurre diciamo l'intero background informativo e contenutistico del libro per poi arrivare al punto cruciale, anche perché al giorno d'oggi tenete presente che proprio il tema sicurezza ha posto al centro di quelle che sono le politiche di gestione proprio il tema dell'information technology, quindi tutto quello che è big data, informazioni massive, e il cittadino diventa un volano, un vettore fondamentale proprio nella condivisione e nell'acquisizione di informazioni che poi possono essere utilizzate in una cogestione della sicurezza. Però ecco, io prima di aprire un po', ecco, la mia riflessione, vorrei passare la parola al dottor Monti, se è d'accordo, in modo tale che possa chiaramente scendere più nel dettaglio per poi tornare su quello che è il punto che in qualche modo ho appena sollevato, ecco, che ritengo sia personalmente molto interessante. Quindi io vi ringrazio ancora e passo la parola al dottor Monti per poi tornare successivamente. Grazie mille a tutti. Allora, grazie a tutti quanti, lo dico complessivamente in modo da non scontentare nessuno e da non rubare tempo al vostro tempo, ed entro direttamente nel merito di questo libro, che non avrebbe mai visto la luce se non ci fosse stato il contributo di pensiero fondamentale del professor Raymond Walks, che oggi non può essere presente, del che ovviamente mi dispiaccio, ma il suo contributo è stato fondamentale soprattutto per via del fatto che è uno dei più autorevoli esperti a livello internazionale di protezione dei dati personali e di privacy, essendo professore emerito di Law and Legal Theory all'Università di Hong Kong ed avendo avuto coinvolgimenti ad alto livello nella definizione delle politiche e delle regolamentazioni sulla protezione dei dati personali dell'ex colonia inglese. Autore con un'esperienza sterminata su questi temi, avevamo iniziato a collaborare scrivendo questo libro perché ci stavamo occupando di un tema che è quello della sicurezza nazionale e del modo in cui le tecnologie dell'informazione stanno cambiando o hanno già cambiato questo settore delicatissimo, che peraltro in questi giorni sta avendo una botta di notorietà con l'annunciata conversione in legge del decreto sull'Agenzia per la Cyber Security. Stavamo lavorando a questo e scoppia il Covid. Mentre in parallelo, appunto, continuavamo a scrivere questo libro, in parallelo abbiamo cominciato ad intrattenere una corrispondenza sui fatti che man mano si presentavano alla nostra attenzione e confrontando approcci di non soltanto italiani e inglesi, ma anche per via della sua
particolare conoscenza dell'Estremo Oriente, anche derivanti dal confronto con quello che stava accadendo in particolare in Cina. E ci siamo resi conto, dopo qualche tempo, che stavamo scrivendo un altro libro. A questo punto abbiamo chiesto all'editore Routledge di cambiare l'asse del lavoro e di pubblicare uno studio che riguardasse il rapporto fra Covid e scelte di politica pubblica. In realtà il libro sulla sicurezza nazionale non è andato perso, perché abbiamo appena consegnato il manoscritto e a settembre verrà pubblicato, quindi consideratevi già iscritti alla presentazione del prossimo volume. Ma scusa, il prossimo volume lo presentiamo in presenza, però, Speriamo, quarta ondata permettendo. Dicevo, quindi questo, il libro sulla sicurezza nazionale è resuscitato successivamente, ma intanto ci siamo concentrati sul libro, su un'analisi del fenomeno coronavirus. La prima cosa che ci siamo chiesti è quale approccio metodologico praticare. Ovviamente nessuno di noi, per formazione e per approccio mentale alle cose, aveva in mente di fare un instant book, ma al contrario, visti anche i tempi di realizzazione di un prodotto cartaceo, abbiamo pensato di impostare il libro in funzione di una sua obsolescenza molto lenta. E quindi abbiamo pensato di impostarlo fornendo chiavi di lettura piuttosto che cronache non voglio dire pettegolezzi, però mi riferisco a quello che il moderatore Manlio Cammarata aveva già iniziato ad evidenziare, cioè a una tendenza anche a volte sensazionalistica del rincorrere l'effetto al di là della sostanza. E quindi direi che la caratteristica essenziale di questo libro è il fatto che è un libro di strumenti, da strumenti per pensare. E siccome per pensare bisogna conoscere, è un libro basato sui dati. Dati per quanto si possa utilizzare il concetto di dato nell'analisi giuridica. Il diritto non è certo una scienza esatta. Amo, da questo punto di vista, fare una chiosa ad una frase di Piero Angela che diceva che la velocità della luce non si decide per alzata di mano, aggiungendo che invece il diritto sì. E questo marca la differenza strutturale dalle analisi giuridiche, fra le analisi giuridiche e le analisi di tipo scientifico. E vengo al primo tema fra i tanti trattati nel libro, che invece analisi che invece hanno costituito la base delle scelte di politica pubblica. Ovviamente non entro nel merito della situazione italiana o delle scelte di altri paesi, non è questo il punto. Ciò che è importante è invece analizzare il modo, cioè qual è stato il rapporto fra i decisori e il confronto con un mondo che fino a questo momento era sostanzialmente considerato un mondo separato dalle necessità della politica immediata. Forse, posso sbagliarmi, ma penso di no, l'unico antecedente storico è stato quello del progetto Manhattan. Cioè, l'unico momento nella storia, perlomeno in quella recente, in cui gli scienziati hanno avuto un ruolo realmente determinante e immediato nella determinazione di scelte di politica pubblica, è stato il momento in cui si è deciso che cosa fare dell'energia nucleare, sia alla fine della Seconda Guerra, sia negli anni successivi. Con questo non voglio dire che ovviamente che gli scienziati siano avulsi dalla realtà, però nel rapporto diretto fra scienza e politica pubblica, forse questo che ho citato è l'unico antecedente di dimensioni comparabili, di magnitudo comparabile. E che cosa è successo in questo ambito? È stato abbastanza interessante notare che la reazione della politica è stata quella, dopo un primo sconcerto rispetto al confronto con concetti con i quali i decisori non sono abituati a confrontarsi, dati, evidence-based medicine, statistica, logica, verificabilità intersoggettiva dei predicati scientifici e via discorrendo, dopo questo primo momento di sbandamento, l'arsenale retorico del decisore e del politico
si è impadronito di quei 4-5 concetti che hanno consentito, rievocando la cifra che Gorgia assegnava a se stesso nel dialogo con Socrate, cioè io posso dimostrare qualsiasi cosa, apro e chiudo la parentesi, qualche amico mi disse che questa era la migliore caratterizzazione di un matematico ubriaco, non so bene se sia apocrifa o meno questa cosa, questa citazione. Sta di fatto, dicevo, che quello a cui abbiamo assistito è una metabolizzazione in tempi molto rapidi di concetti che sono stati utilizzati per poi assumere scelte di politica pubblica. E il tema, a mio modo di vedere, rilevante, è che in realtà nessuno si è realmente, e probabilmente nemmeno gli scienziati, si è realmente preoccupato di capire come funziona il metodo scientifico e in che modo poteva supportare le scelte dei decisori. Avrete notato, e qui faccio una contaminazione con il mondo della comunicazione, avrete notato la tendenza, direi sistematica, trasversale rispetto a molti, molti mezzi di informazione, a utilizzare i concetti di dobbiamo avere fiducia nella scienza, dobbiamo fidarci degli scienziati, e dall'altro lato uno studio ha dimostrato che uno studio... Bene, dal primo punto di vista, questo è un tema epistemologico, ma è anche un tema di relazione fra decisore e base di conoscenza. La scienza non è una religione, non è una religione laica. Funziona sul dubbio metodico, funziona sul presupposto che qualsiasi predicato debba essere intersoggettivamente verificato prima di poter essere validato almeno in un arco temporale limitato. Quindi parlare di fiducia o di fede nella scienza è una contraddizione in termini, ma è anche sintomo di una ignoranza strutturale della popolazione rispetto a temi che invece costituiscono elemento di studio già nelle scuole superiori. Perché quantomeno nei licei classici e nei licei scientifici, ma anche negli altri istituti superiori, dove in un modo o nell'altro ci si confronta con materie di tipo scientifico e tecnologico, queste componenti di metodo dovrebbero essere un patrimonio acquisito. Bene, la pandemia ci ha dimostrato che non è così. Ed è un... prego, Manlio. No, vuoi dire qualcosa? Puoi concludere. Ah, ok, quindi la pandemia ci ha dimostrato che non è così. Sono state, e ripeto, non entro nel merito delle singole affermazioni, delle varie contraddizioni alle quali abbiamo assistito, alle polemiche sui vaccini. È un problema di metodo. La pandemia ci insegna, ci ha dimostrato che non possiamo più basarci su un metodo di politica pubblica nella quale c'è uno che decide, un numero limitato di soggetti che decidono, e gli altri devono bovinamente ubbidire. Perché questo, in un momento in cui è necessaria la collaborazione di tutti, non si può pensare a un modello settecentesco, monarchico, dove il o i sovrani decidono e il popolo ubbidisce in modo acritico. È necessario che le persone siano consapevoli e coinvolte in quello che accade, nelle scelte di politica pubblica che vengono fatte, ma questo significa... promuovere e sviluppare la conoscenza. Se non impariamo questa lezione, il problema potrà solamente peggiorare la prossima volta che sarà necessario un coinvolgimento diretto della popolazione. E l'andamento della campagna vaccinale, con tutte le traversie che ha avuto, è estremamente indicativo di questa tendenza. Un altro... vai, Manlio, poi mi ripassi. Non vorrei monopolizzare il... Ecco... No, finisci, dai. No, siccome il ragionamento, ci sono altri due temi... Va bene, allora fermiamoci qui per un attimo, poi ti voglio fare una domanda, magari scendendo un pochino di livello. Il dottor Salvanelli. Io, ecco, ho seguito con grande interesse l'intervento del dottor Monti e da questo punto di vista sono d'accordo per quanto riguarda un approccio un pochino più...
ground based, cioè poggiante su quella che può essere definita come un'evidenza empirica, e per quanto riguarda sicuramente modalità di intervento, di azione, che ovviamente non possono poggiare su dei concetti che possono essere troppo distaccati dalla realtà, ma poi devono trovare un punto di contatto reale con le esigenze di quella che è la nostra collettività. E a questo proposito, diciamo, portando un esempio che secondo me è abbastanza significativo, sempre riconducibile un po' a quello che è il mio mondo, che è il mondo appunto della sicurezza e dell'innovazione legata alla sicurezza, diciamo un aspetto molto importante che è poi strettamente collegato anche alla pandemia è stato il modo in cui la collettività ha visto non solo la condizione medica o comunque diciamo il rischio legato alle criticità dettate chiaramente da una fase pandemica emergente e dilaniante, nel senso che ha coinvolto un po' tutto il mondo, ma anche il modo in cui poi hanno diciamo soppesato le esigenze a livello chiaramente medico-sanitario con tutto il substrato socio-economico nel quale poi loro vivono. Nel senso che, diciamo, prima dell'avvio del webinar, questo tanto non è uno spoiler di alcun tipo, però c'è stato un confronto molto interessante con il dottor Monti, in modo tale che così possa essere condiviso con tutti, proprio rispetto alla capacità anche delle persone da un lato di gestire uno stato di profonda ansia, stress, agitazione rispetto ad un qualcosa di nuovo che non poggiava su dei numeri perlomeno mai comprovati scientificamente, anche perché se noi parliamo di altre, diciamo, fattispecie medico-sanitarie, dal vaiolo al morbillo, altre forme, diciamo, virali o comunque batteriologiche di livello, chiedo venia se i miei termini medici non sono assolutamente aderenti alle definizioni specifiche, però che comunque hanno portato storicamente dei numeri con cui le persone sono potuti confrontare, in questo caso le persone sono trovate a vivere un fenomeno nuovo e a dover gestire dei numeri che erano completamente in mano sia ai mezzi di comunicazione, ma che poi anche loro dovevano processare umanamente parlando. E sono state, questo è una nota di merito che il dottor Monti ha espresso e che secondo me è assolutamente giusta e che condivido, la capacità delle persone di gestire questo stato di ansia senza poi lasciare che quest'ansia profonda potesse sfociare in tutta una sequela di situazioni di grande dissesto sociale e di gestione anche del contesto, dei contesti urbani nei quali viviamo, è una grande prova di intelligenza, di maturità e di capacità di resilienza da parte delle persone, specie se lo mettiamo poi a confronto con altri paesi dove sicuramente la situazione è stata indubbiamente più drammatica anche a livello di gestione sociale ed emotiva di questa fase. Però ecco, senza perdere ulteriori dettagli o scendere più nelle minuzie di altre questioni, io ripasserei, se è d'accordo, dottor Cammarata, la parola al dottor Monti così che possa proseguire con l'approfondimento, insomma, delle altre parti importantissime del libro, ecco, se è d'accordo, prima poi di ricollegarmi ancora una volta faccio degli ingressi spot, ecco, insomma. Non la sentiamo, dottore, mi sa che Mario, sei muto. Ecco adesso qua, non perfetto. Sono più muto. Sì, vorrei però, diciamo così, spostare leggermente il tiro rispetto a quello che ci ha detto Salvanelli nel chiederti delle risposte, dei chiarimenti, proprio per quanto riguarda l'aspetto della libertà delle persone. Perché? Abbiamo sentito più volte, in maniera anche sgangherata, reclamare la libertà di non mettersi la mascherina, la libertà di non essere vaccinati. Io mi ricordo che i vaccini, fino a pochi mesi fa, tutti i vaccini obbligatori venivano fatti da tutti come fosse una cosa assolutamente normale. E fin da quando ero bambino, nessuno, quando io ricordo delle vaccinazioni di richiamo, quelle di quando ero molto piccolo, ovviamente non le ricordo, ma se ne parlava a scuola, o ancora anni più tardi, quando ho fatto il militare, ai miei tempi si usava, c'era ancora l'obbligo di leva, e una delle scadenze imprescindibili della leva erano le vaccinazioni. Bene, nessuno riteneva che si potesse discutere
del farsi o non farsi vaccinare, a parte il fatto che era un ambiente militare, ma comunque non c'era proprio questa idea. I vaccinandi si dividevano in due categorie, quelli che affrontavano il vaccino col sorriso sulle labbra e quelli che avevano una paura blu, pur essendo dei giovanottoni che erano lì per imparare a fare gli assaltatori e poi avevano paura della siringa. Il discorso si lega a un'altra cosa che tu tratti nel libro e che è stata oggetto di discussioni, anche discussioni un po' vacue a suo tempo, e sempre riguardo la libertà delle persone, le tecniche di confinamento delle persone che sono state usate, se ne è parlato nel bene e nel male come esempi positivi o negativi, per esempio in Cina o nella Corea del Sud e a Taiwan, che secondo me sono molto interessanti per capire veramente il rapporto tra libertà individuale e diritti della collettività. Andrea. Allora, la risposta richiederebbe una durata tale da essere incompatibile con le vite biologiche di buona parte di noi. Cerco di essere estremamente sintetico. Parto da una questione di tipo più generale e poi scendo immediatamente nel particolare. Se un disastro si è provocato per via della pandemia, disastro silenzioso ma in realtà sotto gli occhi di tutti, è stato la fine del diritto. Che cosa voglio dire? A differenza di altri paesi come la Germania, noi abbiamo, in nome dell'emergenza, e già sullo stato di emergenza ci sarebbe da fare un ragionamento, perché lo stato di emergenza che è stato dichiarato non è esattamente quello che normalmente viene percepito, perché non è lo stato di pericolo pubblico che si sarebbe potuto dichiarare sulla base del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma è un'appendice del codice della protezione civile che serve per gestire le emergenze tecniche, requisire gli alberghi per alloggiare terremotati o contrattare per prendere, non so, ruspe per rimuovere detriti e via discorrendo. Qui stiamo parlando di una cosa totalmente differente e di una cosa che si chiama stato di eccezione, che la Costituzione italiana non ha. Fatta questa premessa, che cosa è successo? Abbiamo assistito a una serie di eventi, il primo fra i quali è stato l'uso estremamente esteso dei DPCM da parte della Presidenza del Consiglio, che hanno scardinato l'assetto della gerarchia delle fonti e dei poteri dei singoli organi dello Stato. I singoli ministri hanno un potere di ordinanza, anche contingibile e urgente, non ce l'hanno i presidenti di regione. I sindaci, come titolari della sicurezza urbana, non possono in ogni caso esercitare queste prerogative in contrasto con il governo centrale. Invece quello che è successo è stato un totale, cioè, se a un esame di diritto costituzionale, mettiamola così, uno studente avesse risposto raccontando quello che è successo in questo anno e mezzo, sarebbe stato bocciato con lancio del libretto dalla finestra. So bene che illustri costituzionalisti hanno ritenuto che questo non sia vero, però come vi ho detto, il diritto si decide per alzata di mano. Quindi, specie in determinate materie, il limite fra l'analisi puramente logico-tecnica e l'analisi politicamente funzionale non è sempre così immediato da percepire. Questo per dire che cosa? Nel momento in cui avremmo avuto bisogno della legge, nel momento in cui avremmo avuto bisogno del diritto come strumento regolatore di una condizione di emergenza, quello che è successo è che, per esempio, cito a memoria un provvedimento cautelare del TAR Campania rispetto alla limitazione della circolazione disposta dal sindaco, dal presidente della regione, non ricordo nello specifico, scrive: sì, in teoria non si potrebbe fare, ma vista l'emergenza va bene così. Oppure in alcuni casi i provvedimenti dei presidenti di regione sono stati ritenuti impugnabili, in altri no. Cioè è saltato totalmente qualsiasi concetto di rigore.
anche perché rispetto all'utilizzo delle ordinanze quello che è successo è che a livello locale si è capito immediatamente che i tempi di impugnazione, quindi di contestazione dell'ordinanza, erano tali da consentire in ogni caso a questi provvedimenti, diciamo, stravaganti, di spiegare i loro effetti. Non voglio entrare in un'analisi di legalese che è fuori dall'obiettivo di questo incontro, però il fatto che siccome c'è l'emergenza non possiamo perdere tempo a seguire le regole è un danno strutturale al rapporto al ruolo del diritto come strumento di regolazione dei rapporti sociali. Tradotto, se questo è stato il modo di intendere il rapporto con le norme, perché io cittadino devo continuare a rispettarle? Se invoco una buona giustificazione passatemi il gioco di parole, giustifica il fatto che non voglia rispettare le regole. E qui comincio a rispondere alla domanda di Maglio. Il punto è che quando si parla di diritti, e lo dico con un'esperienza di oltre 25 anni nel mondo dei diritti civili e nella comunicazione elettronica interattiva, quindi non sono sicuramente a sospetto di posizioni particolarmente autoritarie. Però il dato di fatto è che la vulgata secondo la quale non si può contemperare privacy e sicurezza e via discorrendo è appunto una vulgata. Non è vero. I diritti sono gerarchici, c'è una gerarchia all'interno dei singoli, anche all'interno dei diritti, dei singoli diritti fondamentali, e la tutela della collettività prevale sulla necessità, sul diritto che ho chiamato nel libro uber diritto, cioè super diritto, pretesa individuale della quale si pretende il rispetto generico e collettivo. Dicevo, il diritto individuale deve necessariamente fare un passo indietro. Allora il punto diventa politico e non giuridico. Cioè, ci fidiamo abbastanza dello Stato in modo da consentirgli una compressione dei nostri diritti individuali, essendo certi che non ne abuserà? Questo è il vero tema, perché se ci limitiamo ai soliti ragionamenti puramente tecnico-formali di tipo giuridico, non ne usciremo mai, perché manca il confronto con la realtà. E allora quello che è successo in Corea del Sud, dove il contact tracing digitale è stato utilizzato in modo massivo, è la prova che c'è una terza via fra il metodo cinese e la totale paralisi italiana o europea. Ma perché questo è stato possibile? Perché in Corea del Sud non si sono scoperti ad avere determinate tecnologie un anno e mezzo fa. Hanno da tempo metabolizzato la presenza di determinate tecnologie dell'informazione nella loro società e quindi nella loro vita quotidiana, e quando è stato necessario utilizzarle in modo oggettivamente aggressivo, lo Stato ha spiegato che cosa c'era, qual era l'obiettivo, il perché, il per come, e sono state utilizzate queste tecnologie senza per questo che nessuno si fosse messo a lamentare potenziali rischi o chissà quali apocalissi. Certo, la Cina ha utilizzato un approccio totalmente differente, ma quello è un tema appunto di politica interna. Non è vero quindi che c'è una dicotomia irriducibile fra la possibilità di utilizzare tecnologie oggettivamente invasive per i diritti individuali in nome di un bene collettivo. La domanda alla quale rispondere, ripeto, è: lo Stato sta tutelando realmente il bene collettivo, sta perseguendo fini individuali da Leviatano e quindi da soggetto che pensa innanzitutto a preservare la propria sopravvivenza? Faccio una rapida citazione del secondo libro, quello sulla sicurezza nazionale, nel quale ricostruiamo, sempre insieme al professor Wox, l'evoluzione del rapporto fra sicurezza e diritti dei cittadini. Bene, nell'Inghilterra del XIII secolo c'era il sistema cosiddetto del Frank Pledge, nel quale i cittadini erano onerati, appena della vita, di difendere il territorio, di individuare i criminali, perché dovevano garantire la peace of the land. Ma la peace of the land, la pace del territorio, era la sicurezza del re. Quindi il sistema era funzionale alla tutela della sopravvivenza della classe dirigente, non del popolo. Ora, questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere.
Quindi rispetto al tema del privacy sì, privacy no, immuni e via discorrendo, io credo che questo asfittico dibattito che ha caratterizzato in particolare la realtà italiana sia la prova dell'arretratezza culturale che abbiamo nei confronti delle tecnologie dell'informazione e soprattutto nei confronti dell'applicazione di un principio di precauzione non basato su dati, in nome del quale, siccome potrebbe accadere che, anche se non ho elementi concreti per affermare che questo possa effettivamente accadere, allora blocco, allora vieto. E è chiaro che se l'approccio è questo, non ne possiamo, non possiamo uscirne. Vedo che c'è una domanda, mi fermo immediatamente, se non per dire che, per descrivere la condizione attuale nella quale ci troviamo, sarebbe come dire che altrove ci sono già le automobili a guida autonoma di livello 5, che è un esempio che facciamo nel libro, cioè quelle che guidano in modo totalmente indipendente. Mentre invece qui siamo ancora sotto il regime del Locomotive Act del 1860 e baracca, che in Inghilterra prevedeva che l'arrivo del mostro d'acciaio venisse preceduto da sbandieratori e soggetti dotati di lampade e campanelli per poter avvisare appunto la popolazione che stava per arrivare questo sbuffante oggetto dall'aspetto minaccioso. Bene, se non ci liberiamo di questo pregiudizio culturale e continuiamo a guardare le cose nell'empirio delle idee, ma senza confrontarci con la realtà dei fatti, dubito che abbia ancora senso parlare di diritto. Quindi lasciare spazio alla domanda, visto che ce n'è una. Sì, possiamo vedere questa domanda? Buonasera a tutti, complimenti a tutti gli speaker. Ci stavamo chiedendo quanto l'incapacità di pensiero critico ha influenzato l'opinione pubblica con conseguente dispersione di energie e risorse. È una L'esperto di comunicazione sei tu, Manlio, quindi a questo punto il Allora, il problema non è, sì, da una parte è l'incapacità di pensiero critico, ma questo non è un problema soltanto italiano. Se andiamo a vedere quello che succede negli Stati Uniti, possiamo stare anzi abbastanza allegri. Il problema, secondo me, non è tanto la incapacità di pensiero critico diffusa, ma non vorrei essere troppo cattivo, l'incapacità di pensiero critico da parte dei governanti. Di fronte a una serie di messaggi contraddittori continuamente, di allarmi drammatici, chiudiamoci tutti in casa, eccetera. E dall'altra parte, ma no, tutto va bene, la pandemia è finita, diceva qualcuno all'inizio dell'estate dell'anno scorso. Ma è mancato, a mio avviso, un coordinamento comunicativo. E anche nell'ultima fase, anche in quest'ultimo periodo, colpa dei giornalisti in pratica, quindi mea culpa, perché si tende a riportare i pensieri di tutti per non essere tacciati di partigianeria, il famoso pluralismo dell'informazione, per cui alla fine non ci si capisce più niente. Dispersione di energie e risorse, dice la domanda, è certo, da tutto questo non può che nascere confusione e la confusione genera dispersione di energie e di risorse. Spero di avere risposto. Io aggiungerei nel caso specifico della pandemia, non credo che sia soltanto un problema di incapacità. Allora, premesso che i dati non ci sono, quindi qualsiasi considerazione è puramente spannometrica e quindi è abbastanza difficile fare delle considerazioni che abbiano un valore generalizzante, mettiamola così. Se devo valutare i contenuti delle lunghe ore passate a leggere giornali, fare ricerca e guardare talk show, mi sembra che il pensiero critico non sia stato minimamente un oggetto di discussione, perché il tono, il ritmo dell'informazione è stato sempre quello del bianchi contro neri, guelfi contro ghibellini,
non era in realtà, con magari anche in buona fede, un tentativo di cercare di spiegare e di far capire le cose alle persone, al pubblico, però quello che molto spesso accadeva è che era che il messaggio che veniva veicolato era quello di grande confusione, e senza avere determinati strumenti che sono costituiti da un minimo di formazione al metodo scientifico, con la base di conoscenza che questo richiederebbe, sembra quasi un dialogo fra sordi. Io aggiungerei una cosa che ha aumentato certamente la confusione, anche se forse l'intenzione era al contrario. Sono state molte decisioni e soprattutto molte informazioni date dallo Stato, dagli organi di governo alla popolazione, si riassumevano nelle tabelle, poi rielaborate dalle redazioni, diffuse ogni giorno prima delle 18 dall'Istituto Superiore di Sanità. E nessuno si è accorto che c'erano dei dati molto interessanti da confrontare con quelli dell'Istituto Superiore di Sanità, che erano quelli dell'Istat. E confrontando questi dati si possono capire molte più cose. Io non riesco a rendermi conto di come nessun organo di stampa abbia pensato di affiancare alle tabelle dell'Istituto Superiore di Sanità le tabelle e le valutazioni, perché poi l'Istat è molto accurato, oltre a darci le tabelle ci dà anche delle spiegazioni. Si tratta di perderci un po' di tempo. Mettere insieme, io immagino, la prima pagina di un giornale in cui ci sono affiancate le tabelle della sanità, della salute, e le tabelle dell'Istat, poteva in qualche modo stimolare il pensiero critico. È detto poi che le une fossero più esatte delle altre, adesso non entro in questo, ovviamente, in questo dilemma, ma dare più dati, Andrea, tu dici non c'erano, io sono convinto che ce n'erano molti di più di quanti non ce ne abbiano voluti dare. Allora, nel libro abbiamo analizzato nel dettaglio anche questo tema. Sì. Sono emersi alcuni punti, direi, difficilmente contestabili. Ovviamente tutto è soggetto a contestazione, però fornendo il razionale e le prove sulla base delle quali sono state fatte certe affermazioni. Comunque, allora, il punto è questo. Dati. Ciascun paese ha utilizzato una nozione all'epoca di defunto per Covid o defunto da Covid diversa dall'altro. Gli Stati Uniti sono arrivati al punto di dire: se non avete un'idea particolare del perché qualcuno è morto, scrivete Covid. I cinesi hanno cambiato 7 volte i parametri per valutare se un decesso potesse essere imputabile al Covid oppure no. I tedeschi, con il Robert Koch Institute, hanno invece fornito un documento estremamente dettagliato nel quale spiegavano esattamente quali erano i parametri che venivano utilizzati. Stesso discorso diverso vale per la Francia. Quindi c'è stato proprio un primo problema di mancata omogeneizzazione dei dati. Inoltre, le curve sono state utilizzate per attribuire loro una attitudine predittiva che non avevano. In altri termini, quando si vedeva sui giornali o quello che sia, questo grafico con delle crescite vertiginose, si lasciava intendere più o meno in buona fede che quella fosse la tendenza. In realtà non è vero, perché quei dati potevano, nella migliore delle ipotesi, fotografare i singoli istanti, e quindi probabilmente non aveva nemmeno senso rappresentarli nella forma di curve, perché quando vediamo una curva tendiamo a pensare che appunto questa curva descriva una tendenza. Non è così. Se poi consideriamo che i dati sono stati forniti senza una standardizzazione sul numero di tamponi, sul tipo di tamponi, sulla marca di tamponi ai fini per quanto riguarda i potenziali, le percentuali di falsi positivi, insomma è un discorso quello dei dati sulla base del quale non abbiamo, almeno nella fase acuta della pandemia, avuto delle informazioni realmente valutabili. Da questo punto di vista, in puro conflitto di interessi, suggerisco la lettura di un bel libro che risale alla fine degli anni 50, ma
è ancora attualissimo, che si chiama How to Lie with Statistics. Dico in conflitto di interessi perché sono l'editore dell'edizione italiana, che si chiama Mentire con le statistiche, e che in modo semplice, ripeto, in modo semplice, l'autore era un giornalista, non era un matematico o uno statistico, spiega esattamente quali sono le fallacie e gli errori nei quali si può incorrere lavorando con i dati. Bene, se uno avesse letto How to Lie with Statistics, avrebbe capito immediatamente che cosa stava succedendo con i dati del Covid. Quindi il tema di... aggiungo anche un'altra cosa. Basarsi sui dati di un singolo studio è, dal punto di vista scientifico, privo di senso. Perché il risultato di uno studio, posto che sia soggetto a peer review, cioè a controllo di rigore da parte di dei comitati di revisione delle riviste scientifiche, ha comunque bisogno di essere validato. Quindi quando sento, quando leggo il titolo di giornale che dice uno studio afferma che il caffè fa ricrescere i capelli, e ho cominciato a berne quantità industriali, e dovrei in realtà chiedermi: ma quanti altri studi hanno validato questa affermazione? Non posso dire, siccome lo studio di una oscura università ha stabilito che se bevo caffè mi ricrescono i capelli, allora intanto bevo il caffè e poi vediamo se mi ricrescono i capelli. Non funziona così. Quindi c'è stato veramente un effetto sinergico e negativo fra la necessità di avere dati per assumere decisioni, l'incapacità di capire quali fossero i dati realmente rilevanti, e quindi come conseguenza, come risultante perversa direi, l'assunzione di scelte su numeri che potevano essere anche presi col bussolotto della Lotteria Italia, probabilmente avrebbero dato dei risultati quantomeno comparabili, un po' come l'orologio fermo che almeno due volte al giorno segna l'ora. L'ora esatta. Bene, ecco. Salvanelli. Sì, io ho ascoltato, mi perdoni dottor Cammarata, mi sono segnato appunto delle osservazioni che trovo veramente molto interessanti, fatte emergere dal dottor Monti. Partirei in ordine sparso, diciamo l'ultima riflessione che ha svolto, insomma, che ha fatto il dottor Monti rispetto alle statistiche, no? Quindi è come queste poi effettivamente possano spesso non trovare un'aderenza alla realtà e soprattutto magari essere utilizzate in maniera fallace o fuorviante deliberatamente, proprio con l'obiettivo anche un po' di cambiare la prospettiva rispetto ad un determinato fenomeno. Ad esempio, e questo è un aspetto che mi piaceva portare all'interno della discussione, è proprio quasi rispetto al tema sicurezza. Io ho percepito all'interno, durante la fase Covid, una grande ammissione, non dico di colpa, ma quasi di insufficienza da parte dell'organo Stato. Nel senso che stavo leggendo proprio oggi, tra l'altro, uno degli ultimi report che è stato pubblicato dal Ministero dell'Interno rispetto all'evoluzione anche di alcuni fenomeni di illecito durante la fase pandemica e immediatamente post-pandemica, e al modo in cui il Ministero stesso, e quindi direttamente lo Stato, il Governo, ha interagito con la gestione e l'interazione con questi fenomeni, che secondo me è, ripeto, una grande ammissione di colpa, perché diciamo proprio nella fase immediatamente successiva al primo rush della pandemia, quindi stiamo parlando di giugno 2020, Francesco Messina, che è il direttore responsabile della Direzione Centrale Anticrimine del Ministero dell'Interno, ha fatto quasi una missione di colpa, no? Ha detto: mando una lettera a tutti i questori d'Italia, addirittura, chiedendo specificatamente, date le numerose nuove criticità che stanno emergendo a livello anche subterritoriale nel nostro paese, non solo, di assumere un controllo sempre maggiore nella gestione del territorio e nella relazione con quelli che sono gli stakeholder che poi vivono il territorio, le associazioni di categoria, le associazioni di quartiere, le fondazioni, i gruppi di vicinato, insomma tutti i principali attori che poi compongono e fanno parte del territorio. Perché questo? Per una fotografia reale, realistica, anche dello stato dell'arte rispetto a certi fenomeni. Che cosa vuol dire? Chi meglio delle associazioni di quartiere, chi meglio degli stakeholder nel territorio può diventare un'antenna capace di carpire dati e informazioni reali su dei fenomeni che spesso passano sotto traccia? Riformulo l'espressione.
Tenete presente che in Italia, quindi, rientriamo nel mondo delle statistics, no? Quindi di come poi i dati spesso non corrispondono ad una fotografia reale di quello che succede, come è successo per il Covid, sono d'accordissimo con il dottor Monti. Tenete presente che per alcune categorie di illecito in Italia i tassi di denuncia sono inferiori all'8%. E per alcune categorie di illecito scendono addirittura sotto il 3%. Quando entriamo in categorie come reati medio-piccoli, tentativi di illecito, piccoli reati contro il patrimonio, piccoli reati economici, il tasso di denuncia è pressoché inesistente. Eppure, molto spesso, in qualche modo, i numeri realmente, i numeri che arrivano alla ribalta e che entrano nella grande ampolla delle National Statistics vengono portati spesso come baluardo, esempio maximum di come in realtà poi le autorità per la pubblica sicurezza siano state in grado di gestire efficacemente determinati fenomeni di criminalità e di degrado urbano. Quindi vengono utilizzati ancora una volta, come per il Covid, numeri in maniera assolutamente fallace e spesso non aderenti alla realtà. Vi porto questo esempio perché secondo me è eclatante, su un fenomeno di illecito che sicuramente non è tra i più rilevanti del mondo, ma che è esemplificativo: i furti di biciclette nel comune di Milano. Mi è capitato l'anno scorso di realizzare un progetto con l'assessorato competente, di interloquire quindi con l'unità specifica della polizia locale di Milano, che raccoglie denunce e informazioni sui furti di biciclette, a un'unità specifica. Tenete presente che i dati in possesso di questa unità specifica per 3 anni di tempo, quindi dal 2016 al 2019, corrispondevano a circa 679 denunce. Noi, appoggiandoci alle associazioni di categoria, alle associazioni di quartiere, quindi creando una rete con tutti quegli stakeholder nel territorio, accedendo ai dati reali che loro hanno censito nel tempo grazie alla loro presenza sul territorio, siamo riusciti a raccogliere, a mappare, ad analizzare a livello microurbano più di 36.000 furti di biciclette. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, come per il Covid, e l'analisi che ha fatto il dottor Monti all'interno del suo libro, secondo me è giustissima, condivido pienamente, ed è anche geniale per certi versi, perché veramente apre una fotografia molto importante sull'utilizzo anche dei dati, non è un qualcosa che è riscontrabile solo all'interno del Covid, è proprio una forma mentis, cioè è un approccio gestionale rispetto a determinati fenomeni che spesso sono fuori controllo, specialmente quando sono fuori controllo, che diventa un'arma a doppio taglio, perché il lato pro-governo, comunque pro-istituzioni, chiaramente è funzionale alla gestione di una politica interna autovalorizzante, no? Quindi di fronte anche all'opinione pubblica poter poi dire dei numeri dimostrano che effettivamente le cose stanno funzionando. Ma dall'altro lato, nel momento in cui si apre una grande parentesi sui numeri reali o su un qualcosa che poggi su un'evidenza empirica, perché poi deve poggiare su un'evidenza empirica, lì si apre un altro mondo che secondo me è importante. Quindi io mi ricollego all'ultima, ad un'osservazione che ha fatto il dottor Monti, e poi una domanda provocatoria, cioè ci fidiamo dello Stato? Ci fidiamo di chi ci rappresenta, delle istituzioni? Ora, io direi sì e no. Se guardo i numeri, la mia risposta è no, nel senso che, per quanto riguarda il mio settore, quindi io parlo sempre del tema devianza, insicurezza a livello sociale, i numeri dicono che le persone non si fidano delle autorità per la pubblica sicurezza, quindi dello Stato. Perché se il tasso di denuncia medio è inferiore al 40%, che cosa vuol dire la non denuncia? Vuol dire che io non denuncio perché mi rendo conto che chi dovrebbe garantire o un recupero dei miei beni o una tutela della mia sicurezza non è in grado di farlo. Quindi perché devo denunciarlo, visto che tanto la macchina non me la ritrovano o la casa non me la proteggono o non mi sento sicuro? Quindi non denuncio. Quindi la domanda è: ci fidiamo dello Stato? Per quanto mi riguarda il tema sicurezza, la risposta è no, abbastanza evidente statisticamente parlando questa cosa. Però ho apprezzato moltissimo, e quindi poi vado in chiusura e ridò di nuovo la parola al dottor Monti, ho apprezzato moltissimo come in realtà, e questo si ricollega anche un po' al capitolo 4 del libro, che sul tema dell'iperconnessione, dell'accesso a big data, grandi fonti di informazioni che poi da un lato determinano una compressione della libertà anche del singolo individuo, ma allo stesso tempo, se utilizzati con criterio e soprattutto all'interno di una cornice etica, ora stiamo sforando nell'utopia idealizzata, però se fossero utilizzati in maniera etica,
funzionale pro comunitaria sicuramente potrebbero creare delle grandi opportunità, e la riprova è la grande ammissione di umiltà che io ho percepito nel leggere la lettera del dottor Messina, il direttore della direzione centrale anticrimine del Ministero dell'Interno, che ha proprio tirato indietro le mani dicendo: questure, gestite voi il controllo del territorio, perché voi avete il rapporto con le persone, con gli stakeholder, con le associazioni, e siete gli unici in grado di poter, in maniera comunque, diciamo, politicamente corretta, raccogliere informazioni per creare un substrato più sicuro ed efficace nella cogestione anche della sicurezza degli spazi sociali nei quali poi noi viviamo. Ecco, spero di essere stato un po' attinente a quello che insomma il dottor Monti ha riportato precedentemente, e niente, quindi io ripasserei di nuovo la parola a lei, dottor Camarata, che sta un po' giostrando tutti i vari interventi. Quindi... No, io sono rimasto così, mi ha colpito una nelle sue ultime parole, politicamente corretto, perché il politicamente corretto è uno delle cause dei maggiori disastri, secondo me, che noi subiamo sui vari fronti, anche su questi. Ma probabilmente il professor Monti è anche su questo qualcosa da dire. Sì, volevo ricollegarmi al tema del ruolo delle forze di pubblica sicurezza durante il Covid. Se prima ho parlato di fallimento strutturale del diritto come strumento di regolazione dei rapporti sociali, un dato che non è stato, una considerazione che non ho trovato molto sviluppata in questo anno e mezzo, è stata la straordinaria prova di democrazia fornita dalle forze di polizia. E lo dico in termini fattuali perché nonostante il fatto che la cornice giuridica sulla quale sono state poi assunte determinate decisioni fosse eufemisticamente definibile discutibile, nonostante i poteri di pubblica sicurezza del mai abrogato TULPS e del testo unico delle leggi sanitarie avrebbero consentito azioni molto, come dire, muscolari, mettiamola così, se escludiamo qualche eccezione che pure inevitabilmente c'è stata, le forze di polizia hanno dimostrato una resilienza democratica tale per la quale non c'è stata non c'è stato nessun cedimento strutturale verso tendenze autoritarie. Vi ricordo che Aldo Moro è morto non tantissimi anni fa e i vari golpe reali o presupposti dei quali la storia italiana recente ha dovuto tenere traccia non sono del 1800. Quindi la cornice di democrazia ha tenuto direi sostanzialmente bene. Dov'è che c'è stato il problema? In una scelta ancora una volta confusa da parte delle istituzioni, che è stata quella di non chiarire se, sarà anche una tecnicalità, ma il perché ne parlo sarà chiaro in un attimo, di non chiarire qual è il tipo di sanzione che doveva essere prevista per le violazioni delle norme anti-Covid. Perché se io prevedo una, come poi in effetti alla fine è stato, una sanzione, una semplice sanzione amministrativa, stiamo parlando di una cosa che non consente l'arresto, non consente all'operatore di polizia di andare oltre l'identificazione e la consegna del verbale di violazione. Non si può nemmeno ordinare di tornare in casa o di rimanere confinati, perché la sanzione amministrativa non serve per quel tipo di cose. Con la sanzione amministrativa non si può entrare in un domicilio privato, perché questo tipo di azioni sono riservate a dei casi coperti da riserva di legge. Allora, è paradigmatica la scena che sicuramente ricorderete di un elicottero di una forza di polizia che su una spiaggia siciliana genera un turbine di sabbia per allontanare un bagnante che da solo aveva violato l'obbligo di quarantena. Bene, quell'atto era un atto che non poteva essere compiuto se l'obiettivo era applicare una sanzione amministrativa. Poi possiamo anche discutere del fatto che in assoluto si potesse o non si potesse fare, ma non è questo il punto.
Il punto è che è stato adottato un comportamento coercitivo incompatibile con la sanzione che si era previsto che venisse applicata. Ripeto, al netto di alcuni scivoloni più o meno rovinosi, il sistema sicurezza, il sistema pubblica sicurezza ha tenuto, e questo è secondo me un dato che andrebbe non solo tenuto a mente, ma anche adeguatamente valorizzato e studiato per capire quanto è realmente incrementato il livello di cultura democratica nell'ambito delle forze di polizia. Chiudo invece con una considerazione sul discorso dei dati, perché ancora una volta lo studio dell'esperienza inglese, cosa che abbiamo fatto nel libro, ha dimostrato il fatto, ha dimostrato il reale interesse sui dati da parte delle big tech, che non è quello di profilare, che non è quello della privacy, che non è relativo a discorsi che oramai sono vecchi e stantii, perché i problemi oramai sono andati già da tempo verso un'altra direzione. A cosa mi riferisco? La finta intelligenza artificiale, l'ignorante machine learning, comunque la possibilità di migliorare o di incrementare i livelli decisionali, i livelli di autonomia operativa di un software, hanno bisogno di una enorme quantità di dati. Questo è il senso dei big data. Big data servono per poter addestrare o per far funzionare meglio, preferisco dire, perché voglio evitare di umanizzare o di antropomorfizzare le tecnologie. Servono per far funzionare meglio determinate tecnologie. Che quei dati clinici siano di Andrea Monti, di Giacomo Salvanelli o di Manlio Cammarata, alla fine all'algoritmo non frega assolutamente niente. Tant'è che non a caso aziende come Palantir, chi è del settore sa di quale azienda, che cosa fa questo tipo di azienda, e la stessa Microsoft e Google hanno partecipato in pool o comunque a parti importanti di un sistema di informatizzazione estremamente spinto, finanziato dal governo inglese, che avrebbe dovuto aiutare anche ad assumere decisioni. E nei contratti di servizio, nelle parti che è stato possibile leggere pubblicamente grazie a una ad un'associazione di attivisti che è riuscita ad ottenere, grazie al Freedom of Information Act, i testi di questi contratti, nei contratti c'è scritto chiaramente che queste aziende i dati non se li vogliono tenere. E a quel punto la domanda sorge spontanea, come direbbe un Lubrano, Antonio Lubrano d'epoca. La domanda sorge spontanea: se è vero quello che ci raccontano da 30 anni, oddio, dobbiamo profilare, dobbiamo arrivare a sapere a che ora si sveglia Andrea Monti, che tipo di caffè prende, in modo da potergli far ricrescere i capelli e convincerlo a votare per un torrefattore italiano piuttosto che brasiliano. Se ci continuano a dire queste cose, però poi i fatti vanno verso l'utilizzo di dati non personali, per creare dei livelli decisionali, per incrementare i livelli di autonomia decisionale, vuol dire che stiamo, come nella famosa barzelletta, cercando il portafogli sotto il lampione perché lì c'è luce, anche se l'abbiamo perso dall'altro lato della strada dove la luce non c'è. In termini pratici, e chiudo, lascio la parola a Mario, il tema rilevante è questo. Quanto più l'automazione dei processi decisionali, la finta automazione, viene lasciata ad una piattaforma informatica, tanto più l'operatore, che poi dovrà avere il controllo sulla decisione finale, potrà difendersi dicendo ma io non è colpa mia, io ho eseguito un ordine, e non c'è bisogno che vi ricordi chi e quando ha utilizzato questa difesa. Norimberga, processi contro i nazisti. Manlio, prego, se vuoi. Ecco, cioè, avevi cominciato a darci delle speranze poco fa, parlando appunto di come il sistema democratico e il sistema della pubblica sicurezza ha retto in Italia durante la pandemia e sta continuando a reggere. E la chiusura sui nazisti mi mette un po' inquieto, ma a parte questo,
il problema della raccolta dei dati e dei big data, di tanti dati, è quello che dici tu, è anche quello che dici tu. Io ritengo che ci siano due filoni diversi con finalità diverse nella raccolta dei dati. Uno è quella di aiutare non mi piace la parola decisori, per rendere l'idea, a prendere le decisioni, che può arrivare al punto che le decisioni le prende il computer. E l'altra, che non mi sembra fino a questo momento, ma non faccio previsioni per il prossimo futuro, perché forse qualcosa sta cambiando, e invece la raccolta di dati, l'elaborazione dei dati con la, tra virgolette, intelligenza artificiale, al fine del controllo delle persone, dei comportamenti delle persone. Comunque, in tutto questo, credo che abbiamo raggiunto, forse superato, il tempo che ci era assegnato. Chiedo conferma alla dottoressa Piccolo. E credo, eccola. No, se volete potete continuare un altro quarto d'ora, altrimenti chiudiamo. Vogliamo continuare anche un quarto d'ora? Per me va magari, benissimo. Diciamo che molto del libro è stato detto. A questo punto, magari, se ci sono delle domande o addirittura degli interventi da parte dei partecipanti, potrebbe valere la pena di dare la parola a loro. Insomma, di provocazioni ne abbiamo fatte abbastanza. Sì, quindi... ne abbiamo fatte. Sì, ma non vedo, non so se forse è un mio difetto di informatico. Non mi sembra di vedere richieste di intervento. Sì, che no, ne abbiamo dette di cose. Abbiamo visto, abbiamo segnalato, non ce ne sono altre al momento. Però adesso magari chiamandole arrivano. Siamo qui, abbiamo ancora, ci dice dottoressa Piccolo, un quarto d'ora. Per rispondere o per approfondire alcuni argomenti, e quindi possiamo andare avanti. Anche il dissenso è benvenuto. Vabbè, certo, se no ci annoiamo. Quello alimenta il dibattito. No, io invece stavo pensando dietro le quinte, perché è stato sfiorato, ma non preso di petto, quando si è parlato della questione della libertà individuali che contrastano, che non necessariamente contrastano, ma sono stati presentati come tali con l'interesse collettivo. La questione, per esempio, se possa anche con il vaccino, molto spesso ci si aggancia a questa questione. Si parla da un lato di dittatura sanitaria, dall'altro di obbligo vaccinale, dall'altro ancora di io ho libertà di non vaccinarmi, e addirittura il vaccino è nocivo. Quindi ci sono diverse gradazioni della cosa. In questo caso, anche qui si può parlare di una mancanza di strategie da parte dello Stato, che in certi momenti fa quasi la paternale, quindi va in modalità Stato paternalistico, e in altri casi dice no, mi fido di voi, la vostra libertà e il pensiero critico di cui si parlava prima, esercitatelo, fate, agite secondo coscienza, eccetera. Ma allora, anche qui c'è un problema fra dichiarazione, realtà e rappresentazione, mettiamola così. Perché se da un lato la narrativa è stata appunto quella di uno Stato paternalistico, non vogliamo imporre, se però poi andate a vedere in concreto l'impostazione, per esempio, del consenso informato per la vaccinazione, è l'ennesima declinazione del non abbiamo tempo per seguire le regole, vaccinatevi, fate poche storie. Perché? Perché se uno volesse essere formale, allora dovrebbe rilevare, per esempio, che a valle del questionario, con il medico, che valuta il risultato del questionario, dovrebbe esserci un colloquio, consistente. Questo colloquio dovrebbe essere documentato per poter consentire a posteriori, in caso di reazioni avverse o di qualsiasi altro tipo di problema, per consentire appunto di capire che cosa fosse successo o dove si fosse bloccata la macchina. Invece, il consenso informato è considerato una specie di semplicemente adempimento burocratico della serie venite qui con i fogli già firmati, con dei fogli nei quali si dichiara che ho capito tutto, che mi è stato spiegato tutto, e le due cose sono in contraddizione, perché io faccio l'avvocato e non il medico, e quindi che cosa posso chiedere
per quanto ne so, potrei chiedere che potrei domandare se, essendo Sagittario ascendente Toro, mi conviene fare Pfizer piuttosto che Moderna. Non ho una capacità per fare domande di questo genere. Quindi il modo di strutturare il consenso informato è molto più simile a quello di un esercizio di medicina difensiva o di burocrazia difensiva, piuttosto che ad un reale avvicinamento dello Stato nei confronti del cittadino. E da cittadino mi sarei aspettato che mi dicesse, che lo Stato mi dicesse: guardi, siamo in una condizione di emergenza, non abbiamo tempo e modo di fare tutti gli accertamenti che sarebbe necessario o possibile fare, posto che sia possibile farli. Le chiediamo un gesto di responsabilità sociale e le promettiamo che non la lasceremo da solo. Allora, questo è un approccio che nel vettore informazione ha direzione verso dallo Stato verso il cittadino. Ma nel momento in cui da un lato la comunicazione istituzionale va verso una direzione appunto paternalistica, squilli di tromba, la campagna vaccinale e via discorrendo, e poi uno va a guardare in concreto quello che succede, sembra quasi di vivere in due universi diversi. Perché diciamo, come da un lato mi dicono che mi vogliono bene e dall'altro lato mi stanno facendo firmare un qualcosa che dal punto di vista del riparto di responsabilità forse qualche problemino pure ce l'ha. Ovviamente questo non ha impedito alle persone di vaccinarsi, ci mancherebbe altro. Però se uno deve guardare alla relazione, alla impostazione del rapporto fra cittadino e Stato o fra Stato e cittadino, beh, questa cosa è l'ulteriore dimostrazione del scriviamo le regole in modo talmente confuso e inapplicabile che quando ne abbiamo bisogno facciamo prima a non applicarle. Soprattutto direi, come da secoli ormai, basta pensare al linguaggio dei medici, si scrive in un linguaggio volutamente oscuro. Il medici e le gulei, direi, sono su i governanti, non le gulei. I medici e i governanti sono sullo stesso piano, sotto questo punto di vista, proprio per tenere il cittadino più possibile all'oscuro. Perché poi cosa succede in tutto questo? Quello che abbiamo visto in questi mesi è che i cittadini non capiscono, in molti casi, non sanno, e quindi dicono, alcuni dicono di sì, pochi dicono di no, e si va avanti nel migliore dei modi. Comunque la mia esperienza diretta invece per quanto riguarda l'informativa pre-vaccino, io alla prima vaccinazione avevo dato indicazione di una peraltro modesta patologia, ma ero stato molto preciso, sono sempre molto pignolo. Ho scoperto poi che il modulo era stato digitalizzato, la notizia compariva sullo schermo e il medico con cui ho parlato mi ha anche chiesto, mi ha fatto una domanda relativa a quel problemino. E questo in qualche modo contraddice, probabilmente è un problema statistico, ci sono alcuni medici che coscienziosamente lo fanno e altri no. La cosa sarebbe stata risolta con una procedura che lo prevedesse esplicitamente, compresa appunto la documentazione del colloquio con il paziente, ma è nei fatti che questo non accade. Ma il punto non è fare il processo alla campagna vaccinale, questo è del tutto irrilevante. Il tema è di tipo più generale e che, se vogliamo, chiude da dove siamo partiti, e cioè dalla necessità di capire che le regole aiutano, devono aiutare, e questo forse è il messaggio principale del libro, che ha un capitolo in modo particolare dedicato al concetto di rule of law, quindi di sovranità della legge, che per la cronaca non se la sono inventata gli inglesi, ma è una creazione, un parto di Cicerone. La cosa fondamentale è che dobbiamo capire che le regole ci servono per migliorarci la vita, non per rovinarcela. E il modo di scriverle e soprattutto di pensarle fa veramente la differenza. Lo abbiamo visto drammaticamente in questo anno e mezzo. Consentitemi di essere pessimista per il futuro. Come prima volevi chiuderci con una nota di ottimismo, non ti hai detto consentitemi di essere pessimista. Beh, io non ti consento di essere pessimista.
In realtà sono abbastanza pessimista anche io, ma direi che la realtà che stiamo osservando ci rende abbastanza difficile essere ottimisti, almeno su questi punti. Almeno su questi punti, anche se probabilmente la pandemia ha diffuso uno stato di maggiore consapevolezza del nostro ruolo di cittadini. Questo probabilmente sta avvenendo e non è una cosa trascurabile. Questa è una nota di ottimismo. Vedo che non ci sono richieste di intervento ancora. Beh, a questo punto possiamo salutarci. E possiamo siete stati esaustivi su tutta la linea, non ci sono dubbi. Grazie, grazie all'avvocato Monte, grazie al dottor Salvanelli, grazie soprattutto a chi ci ha dato la possibilità e la base tecnica per fare questa veramente interessante. Io ne ho viste parecchie di cose online in questo periodo, come tutti, ma mi pare che questa abbia funzionato bene, e quindi grazie a Irene Piccolo e alla sua organizzazione. Grazie a Giacomo Salvanelli. A voi, grazie mille. Andrea Monti, poi tanto è inutile che ci ringraziamo, perché ci risentiamo spesso, diciamo così. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Buonasera. Buonasera. Stanno arrivando i saluti, vedete, eccoli là. Grazie.